Prima il sindaco Annunziata, poi il consigliere di opposizione Di Giorgio sottolineano che c'è carenza di investimenti sulla rete stradale estesissima della provincia di Salerno. La situazione purtroppo credo sia questa, no? Mancano i fondi. Ma c'è una divergenza notevole tra quelle che sono le richieste di intervento e quindi la necessità, il bisogno di mantenere la rete stradale e quelli che sono i fondi a disposizione. La questione delle province, il dibattito sulle province lo conoscete bene, il rifinanziamento delle funzioni fondamentali è all'ordine del giorno. Purtroppo noi come provincia abbiamo 2.500 chilometri di strade in gestione. E per mantenere queste strade veramente ci vogliono notevoli quantità di soldi che non abbiamo. In ogni caso, il governo ha fatto degli stanziamenti straordinari, come sapete, circa 4 milioni e 8 che saranno ovviamente investiti nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, ma noi come provincia abbiamo circa 3 milioni di euro all'anno per la manutenzione di 2.500 chilometri di strade provinciali. Però, dal punto di vista politico, io dico pure una cosa: se il livello di manutenzione e di sicurezza delle strade provinciali è quello che vediamo oggi con i nostri occhi, vuol dire che negli anni passati non si è investito lo stesso su questa rete viaria, perché non è che una strada diventa così mal ridotta nel giro di qualche mese o nel giro di qualche anno. Ci vogliono anni affinché una strada si metta in condizioni, voglio dire, di non essere marciabile. E ce ne sono tanti di tratti in provincia. Quindi, voglio dire, cerchiamo di risolvere le problematiche, evitiamo le polemiche, pure perché in questo anno sono stati appaltati circa 50 lavori dalla provincia di messa in sicurezza. Molti in questi giorni si stanno organizzando i cantieri, per esempio partiranno cantieri sulla SP2, il valico di Chiunzi, cantieri in comune di Roccapiemonte e Castel San Giorgio, sulla SP280, sulla 107, sono stati fatti lavori sulla SP6, tra Nocera e San Valentino Torio. Si partiranno i lavori a Campagna sulla SP13, sulla SP16 a Torraga. Quindi si sta mettendo in campo il settore viabilità, sta lavorando tantissimo per recuperare questa deficienza, tra virgolette, che c'era. Però parliamo, voglio dire, tutti con senso di responsabilità. Se le strade provinciali stavano in queste condizioni, non si sono, come dire, ridotte così nel giro di qualche anno. C'è anche un'altra emergenza perché ci sono i problemi del dissesto idrogeologico, lei come sindaco li conosce bene, potrebbe aggiungersi, diciamo, altri problemi su problemi. Ma sì, c'è il problema degli incendi, viviamo momenti di emergenza, la provincia anche su questo sta facendo la sua parte, con gli operai idraulico-forestali che stanno lavorando, diretti sempre dal settore, diciamo, provinciale, diretto dal dottore Ranesi, l'ingegnere Giovanni Gammarano. Il settore AIB, che è l'area incendi boschivi della provincia, si sta prodigando sui Monti di Cava, no? State seguendo la problematica di Monte Finestra, la zona della Badia, nelle zone di Mercato San Severino, Castel San Giorgio, Bellizzi. Stanno lavorando quasi pienamente per sostenere i vigili del fuoco, la protezione civile, le associazioni locali e quindi con le risorse che abbiamo e con il personale che abbiamo, penso che stiamo facendo tutto il possibile. L'amministrazione provinciale retta dal presidente Canfora sta mettendo in campo tutte le forze che ha.